Amici di motori a 360 gradi, purtroppo le ferie sono finite. La settimana scorsa c'era Bruno Sandrini, lo avremo anche ospite questa settimana perché parleremo delle due ruote importanti del mondo delle motociclette con l'amico Stefano Traverso, comandante locale della Polizia di Salò, nonché 13 volte partecipante ed è arrivato, e poi faremo vedere le medaglie perché è facile parlare, ma le coccarde rimangono, vero Stefano? Vabbè. Al rally storico di Monte Carlo con un grande pilota, Gerson, che ormai conoscete tutti, uno che ama il lago di Garda, si è trasferito sul lago di Garda, è un conoscitore, un appassionato ed è un cultore delle vetture ancien. Allora, Stefano, da dove nasce la tua amicizia? Intanto parliamo della mia passione. La mia passione comincia con le macchine. Ma fare il comandante, fai tu. Allora, io inizio a conoscere il mio pilota, nonché mio fratellone, come lo chiamo volentieri, io sono il fratellino. Ci conosciamo alla Galeotta Full a Canottieri Garda di Salò, un circolo velico, dove io facevo l'istruttore di vela e Jason aveva una barca a vela. Quindi, per fare qualche uscita e dare qualche lezione di barca a vela ci siamo conosciuti. Lui faceva solo pista e mi disse: ma io faccio solo pista, però mi piacerebbe fare qualche cosa in coppia, cerco un navigatore. Io facevo il navigatore tanti anni prima, ci siamo trovati e abbiamo iniziato con delle targhe Florio, velocità, gare di velocità pura, con macchine storiche. Sicilia. E da lì in Sicilia, bellissimo, con il circuito delle Madonie. E da lì è nato il nostro sodalizio che dura dal 2001, ecco, questa nostra grande amicizia proprio. Tu che sei comandante della polizia locale di Salò, come fai a stare alle regole in auto? Allora, ma infatti è una cosa che insegno anche quando vado a scuola e dico ai ragazzi che per strada non si corre, si corre in pista, si corre in sicurezza, si corre con i go-kart, si corre nei rally con le strade chiuse. Ma durante gli spostamenti stradali si rispettano le regole, si rispetta la velocità, non si beve, non ci si droga e si seguono le regole. Se uno si vuole divertire ci sono i posti adatti e si fa così. C'è un ricambio generazionale nel mondo dei rally, che tu sei un grande appassionato, e grazie a Stefano che il Rally Mille Miglia col presidente di ACI Brescia Aldo Bonomi ha riportato a Salò, e poi ci sono stati cambiamenti purtroppo causati da questo male che sta attanagliando tutto il mondo, però Salò è diventato, e quando tu hai presentato con il tuo sindaco a Salò, hai detto la piccola Monte Carlo sul lago di Garda. Sì, questa cosa qua nasce esattamente 4-5 anni fa, in cui l'allora presidente, adesso non mi ricordo più chi ci fosse come presidente dell'ACI. Presidente vanno e vengono. Sì, esatto, vennero a chiedere la possibilità di portare il rally di Mille Miglia, ai tempi campionato VRC, a Salò, per avere una cornice un po' diversa da quella che era la città, per dare un altro spolvero a questo rally. Noi ci abbiamo creduto, devo ringraziare sempre comunque soprattutto come appassionato il mio sindaco Gian Piero Cipani, che ringrazio sempre, di aver creduto in queste situazioni, e siamo riusciti a dare a livello logistico una grande mano all'ACI di Brescia, facendo svolgere tre bellissime, almeno dal mio punto di vista, edizioni del rally, famosissimo Rally Mille Miglia, con partenza e arrivo sul lungo lago di Salò, quindi una cosa che si vede, appunto, come ci pregiamo di dire, solo a Monte Carlo, con una cornice di pubblico piuttosto elevata, e con l'ultimo anno anche la prova spettacolo sulle zette, sulle orme del circuito del Garda, una parte del circuito del Garda. Questa manifestazione secondo me è stata molto apprezzata, anche perché le iscrizioni sono state numerosissime. Purtroppo il cambio di regolamenti e soprattutto il cambio di classe, infatti il Rally Mille Miglia è passato a campionato italiano assoluto, ci hanno privato di questa gara. Mio male in cuore, però capisco anche l'ACI di Brescia, che deve seguire delle regole e delle direttive di ACI Sport, e quindi noi possiamo mettere nel carniere tre edizioni del Rally Mille Miglia, partito e arrivato a Salò. È stata veramente una grande manifestazione sia di pubblico che a livello sportivo, credo. Ecco, per i non addetti ai lavori, quest'anno il Rally Mille Miglia sarebbe dovuto essere nel campionato italiano assoluto. L'edizione che parlava il capitano Traverso era relativa al discorso della VRC.
c'è stato un cambiamento a livello di federazione, l'ex presidente si chiamava Avvocato Vittorio Vitorini, che fece nascere questa passione. Tra l'altro questa passione per il Lago di Garda, l'anno 21 ci sarà una cifra a 300 anni di... Allora sì, l'anno prossimo io su questa cosa parlo soprattutto non come capitano, per l'amor del cielo, ma come appassionato di motori, vero appassionato di motori, perché purtroppo non ho i soldi, però la passione è proprio, ce n'ho da vendere di passione. L'anno prossimo continuo a stuzzicare un po' tutti e vado con il mio fare a stuzzicare un po' tutti, ho stuzzicato poco fa anche il direttore del museo. L'anno prossimo non lasciamoci, e dico a tutti gli appassionati bresciani e ai presidenti bresciani e a tutti quelli che contano di Brescia, non lasciamoci scappare i 100 anni del circuito del Garda. Circuito del Garda che venne corso in varie epoche, a partire dagli anni 20 fino agli anni 60, per 15 volte. Un circuito famosissimo dove parteciparono le Ferrari, dove partecipò Tazio Nuvolari, Farina, e tantissimi nomi molto, molto famosi, come si dice, tra cui uno degli ultimi che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa, Stirling Moss, che corse una gara epica con questa piccola vetturetta che era la Kiribiri, che tra l'altro fece amicizia anche con mio nonno, che è poi quello che mi ha trasmesso la passione. Quindi l'anno prossimo ci sono i 100 anni del circuito del Garda, che secondo me è una gara conosciutissima all'estero e poco conosciuta in provincia di Brescia, e secondo me, il mio parere, poi parere anche di altri esperti, è secondo me la gara seconda solo alla Mille Miglia. Quindi non perdiamo occasione, faccio un appello a tutti, per mettere energie e mettere passione per ricordare degnamente i 100 anni del circuito del Garda. Allora Stefano, ti posso dire che nel mio piccolo io posso spegnere sulla luce qua al museo, però la settimana prossima avremo come ospite un amico carissimo dell'MP70, Lumezzane, l'amico Sala. Gli lanciamo, visto che quest'anno ormai è andato come è andato, nel 2021 fare un connubio con una scuderia importante blasonata come quella di Lumezzane, dove c'è anche lì un focus importante degli appassionati autostorici, e Salò potrebbe essere coniugato al 1000 per 1000. Io, come ripeto, io sono proprio la piccola, cioè l'ultima ruota del carro, perché appunto siamo in due. Entrano le sinergie, sindaci, autorizzazioni. Io vi dico, per il mio quello che posso fare io, se verrò investito ufficialmente da parte del mio sindaco e ci fossero delle sinergie da parte di scuderie e quant'altro di dare il via a questi 100 anni del circuito del Garda, mi metto a disposizione, come mi sono messo a disposizione per i rally Mille Miglia e per altre evocazioni che sono state fatte a Salò, per far filare in maniera più liscia e pulita possibile tutta la parte della logistica. Poi tutto quello che è inviti non fa parte del mio mondo. Io penso di aver gestito nel mio piccolo la logistica in maniera quantomeno buona, e le tre edizioni di Rally Mille Miglia sono a testimoniare che nessuno ha pagato mai un secondo di penalità per ritardi, pur avendo delle strade trafficatissime. Abbiamo fatto, io e i miei collaboratori abbiamo fatto quello che riuscivamo a fare, e penso che l'abbiamo fatto bene e in sicurezza. Quindi da parte mia ci metto quello che è la mia professionalità, agli altri posso solo chiedere mettetevi d'accordo e facciamo qualcosa di bello. Stefano, sai perché io e te siamo amici da anni? Perché non ce ne frega un cavolo di niente di nessuno, ma no, lo facciamo solo per passione. Sì, ci interessa, no, ci interessano i motori. Questo ci interessa, ma non ci interessa tutti i giochi politici, perché noi siamo super partner. L'importante è che i bresciani riescano a scoprire il territorio e vedere delle grandi manifestazioni. E da questo giro al mio amico Bruno Sandrini, mio 50%, perché penso che lui deve andare in Toscana a organizzare una gara di moto ancienne. Buttata lì, visto che oltre i 2000 km, i 2 km non si possono organizzare, perché non facciamo una rievocazione delle famose Z? Guarda, onestamente, quando ne abbiamo parlato oggi, prima di entrare in trasmissione, è stato per me quasi l'uovo di Colombo, nel senso che questa è una strada che io ho frequentato da ragazzino, che la consideravo appunto la strada nave scuola,
dove ho cominciato a percorrere le prime curve su una motosportiva. È una strada corta ma molto 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 bella, che dà molta soddisfazione e che ben si presterebbe a una tappa di campionato italiano a velocità salita. Quindi oggi è nata un'idea, io dico sempre perché no, siamo partiti qualche tempo fa parlando appunto di quello che è stato per quanto riguarda la velocità salita in moto, che è stata appunto la Malegno Borno negli anni 70 e primi anni 80, e perché no, questo circuito, questo tratto di strada è stato oggetto di storia e come dicevamo prima con Stefano fuori onda, storia è a quattro e a due ruote, perché il motore e la passione del motore accomuna spessissimo e tantissimo i cultori e gli amanti delle due e delle quattro ruote. Quindi a partire dal discorso delle storiche, perché il campionato di velocità in salita fa sia moto storiche che moto moderne, fino ad arrivare alle moto di oggi, perché no? Quando si trova terreno fertile, quando si trovano delle amministrazioni comunali disponibili a dare spazio al mondo dei motori, che non vedono appunto l'auto e la moto come un qualcosa che disturba, ma bensì come un valore aggiunto sia a livello turistico che a livello di spettacolo, che è appunto a livello di passione, non c'è altro che piacere da parte di chi è operatore del settore a pensare di sviluppare un progetto. Oggi è nata un'idea, chissà che il 2021 non sia foriero di un ritorno della velocità anche a due ruote in provincia di Brescia. Vi lascio riposare un secondo. Qualcuno ha camminato sulle acque, qualcuno è uscito con un Land Rover dalle acque di servizio. Amici di motore a 360 gradi di Sky 228, siamo a Iseo col nuovo Defender di casa Land Rover. È un brand consolidato negli anni, è il brand più antico, è una nicchia di mercato per gli appassionati dei fuoristrada. Andremo a scoprire con Mario all'interno del territorio del Lago di Iseo le caratteristiche sia del territorio ma della macchina. Vettura che potete trovare presso la concessionaria Land Rover Jaguar di Brescia Motori. È un'anteprima che vi facciamo vedere, pochi esemplari stanno circolando in Italia e Brescia Motori l'ha avuta per prima. È un fuoristrada eccellente, è un fuoristrada che ovatta il guidatore in tutta sicurezza. Pensate che è stato il primo fuoristrada costruito dagli inglesi, già da 70 anni, quindi c'è una continua maturazione e trasformazione di questa vettura appassionata per chi ama andare a scoprire posti nascosti. Ha 8 possibilità di assetto, questo a seconda delle configurazioni del terreno, dal terreno asciutto, dal terreno paludoso, dalla sabbia, dal misto, quindi in ogni condizione atmosferiche. Il nuovo Defender di casa Land Rover Jaguar vi porta a destinazione. Le motorizzazioni sono tutte da scoprire. È veramente un gioiellino che si guida con un dito, in tutta sicurezza. Tutto questo lo potete trovare presso la concessionaria Brescia Motori Land Rover Jaguar qui a Brescia. A tra poco. Land Rover Defender, eccola finalmente, dopo 70 anni dalla mitica serie 1 battezzata da Winston Churchill e dopo quasi 4 anni dalla fine della produzione è arrivata presso la concessionaria Brescia Motori, concessionaria Land Rover. Moderna ma emozionale, il mix è indovinato, l'occhio gode perché si trova agli stilemi unici di un modello che è diventato archetipo di fuoristrada. Con le caratteristiche giuste, eccezionali angoli di attacco e uscita, 38-40 gradi, e sbalzi ridotti. I designer Massimo
e Damini Frascella sono rimasti nel solco, riuscendo a proporre idee moderne. Sotto le quali cova un pianale rigido in alluminio DX7X, una monoscocca che ha superato le prove più dure, ben 62.000 test a tutte le latitudini e in ogni condizione. Votato da una massima efficienza in fuoristrada, ma capace di offrire comfort. Il Defender 2020 offre caratteristiche che ancora una volta la renderanno unica: capacità di traino 3.500 kg, di carico 900 kg, oltre 300 kg sul tetto, capacità di guardia fino a 90 cm. Inarrestabile con la trazione integrale al top, il sistema 4x4 è dotato dalla tecnologia Terrain Response 2, arricchita dal programma WOT e dalla configurabile Terrain Response, dedicato all'off-road, che permette di avere sempre la trazione più adatta in ogni situazione. Fuori strada, ma con una ispirazione alla Formula 1, dispone anche di una sottoscocca piatta che contribuisce a mantenere il GX a 0,38. Dura ma non spartana come un tempo, a bordo arriva l'Infront Mine Land Rover Prive Pro, moderno touchscreen con funzioni facilitate e rapide, con un software over-the-air per gli aggiornamenti in tempo reale, sono garantiti in ogni parte del mondo. Il cambio sul cruscotto, la praticità è confermata dai dettagli, come il pavimento gommato e le strutture a vista. Defender è disponibile in due versioni. Defender 110 a passo lungo con configurazione a 5 posti, 6 posti o 5+2 e una capacità di carico che varia da 1075 a 238 litri. La lunghezza è di 4,76 m, 502 compresa la ruota di scorta. I motori sono i benzina 4-6 cilindri male hybrid, versione chiamate P300 da 300 cavalli o P400 da 400 cavalli, mentre i diesel sono i 4 cilindri D200 200 cavalli o D240 240 cavalli, accreditato con un consumo medio di 7,6 ogni 100 km. La Defender Plug-in ibrida arriverà nel 2021. Gli allestimenti sono Defender First Edition SSE, HSE e Defender X. Ci sono 4 pacchetti di personalizzazione: Adventure, Urban, Explorer e Country. Tra gli accessori speciali, la tenda del tetto e il varicello elettrico con il controllo anche remoto. Per essere sempre inarrestabili, i prezzi veniteli a scoprire presso la concessionaria Brescia Motori. Amici di Motori a 360 gradi, finisce questa giornata sul lago di Iseo all'interno del territorio del Sebino. Abbiamo provato il Defender con l'amico Mario, siamo andati
su tracciati che normalmente non si possono provare con macchine normali, ma il Defender non è una macchina normale, è un qualcosa di particolare, è come una bella donna, ti affascina, la guardi, ti trasporta, ti porta, ti dà in estasi, è come la guida di questo Defender. E al di là di questo che può essere un momento del cuore di aver vissuto una giornata col Defender, un consiglio, andate alla concessionaria di Brescia Motori, provatela, gustatela e alla fine capirete quant'è l'essenza di questa vettura che ha una storicità, come abbiamo detto all'inizio, di 70 anni. In 70 anni si è fatta la storia del mondo delle auto. Qui c'è tutta la storia e tutta la ricerca scientifica, tecnologica di una vettura che vi può portare dove il cuore vi porta. Alla prossima! Quando inizia il tuo futuro? Quando inizi a immaginare e a progettare la vita che desideri? Immagina strade nuove da percorrere in tranquillità con chi vuoi e come vuoi. Immagina uno stile di vita migliore, giorno dopo giorno. Immagina la sicurezza e la serenità della tua casa e della tua famiglia. Puoi arrivare dove vuoi, con un grande partner italiano, sempre al tuo fianco. Generali, il futuro inizia prima. Benzina o elettrica? Benzina o elettrica? Perché scegliere? Nuova BMW X1 Plug-in Hybrid. A volte elettrica, sempre BMW. Scoprila su bmw.it e in concessionaria. Allora, vedi Stefano, oggi potrebbe nascere delle grandi occasioni, la settimana prossima con l'amico Ezio Sala dell'MP70, io lo lancio, vediamo, poi sai, ognuno in casa sua decide quello che deve fare, anche perché un presidente poi deve parlare con il comitato, con tutto l'ambaradà. Bruno, che non deve parlare con nessuno, deve parlare solo con se stesso, può essere una delle persone che ti possono dare una mano, perché secondo me Salò merita veramente l'attenzione, e poi essendo su piattaforma Sky tutto quello che viene fatto a livello locale tra virgolette, senza nulla togliere le TV locali, viene poi una cassa di risonanza con Sky 228 e può essere che magari qualcuno dall'esterno possa venire a darti una mano. Ma adesso lasciamo stare questo discorso. 13 Monte Carlo Stories, una bellissima soddisfazione. Io nel mio piccolo, da uomo che spegne la luce, ebbi la soddisfazione con Lorenzo Colbrelli che vinse il titolo di promotion a Monte Carlo negli anni. Lui arrivò sulla passerella sul lungomare, navigatore in merito, a un certo punto scese, gli diedero una busta, al di là dei soldi, pochi, ma però allora erano importanti, era 15 milioni, la sera
fummo ricevuti a Palazzo Grimaldi e c'era la macchina di Sainz, di Carlo Sainz, di Auriol e di Cancona. E c'era la sua Escort, no Escort, una Ford che non era Escort, di Repetto, una Sierra Cosworth, gruppo N, in mezzo a queste vetture. Credimi che per me, che uomo della strada, fu la più grande soddisfazione. Non so come Bruno Sandrini, che ha fatto oltre 10 anni nel mondiale di Superbike, quindi ne conosce tutte le dinamiche e tutte le cose, però per me fu la più grande. Ho ancora a casa le fotografie con l'allora famiglia Grimaldi. Ma dove nasce questa tua passione e dove nasce questo tuo rapporto con questo americano che ha sposato a 360 gradi la passione e la voglia di vivere in una città come Salò? Allora, la nostra conoscenza ce la sarà raccontati prima. La mia passione per il rally di Monte Carlo nasce ancora quando da bambino mi guardavo maggiolino tutto matto Monte Carlo, e una sera con Jason ci siamo parlati e lui mi ha detto: mi piacerebbe fare il rally di Monte Carlo. E da lì siamo partiti prima con una Giulietta vecchissima con i freni da tamburo, il cambio al volante prestataci dalla scuderia del Portello, con cui fecero la prima edizione. La prima edizione fu epica perché ci prestarono una Giulietta, però era da pista. Nel momento di accendere il riscaldamento per far funzionare lo sbrinamento e tutto, ci siamo accorti che non c'era praticamente il blocco, il riscaldamento non c'era, quindi abbiamo fatto Monte Carlo senza riscaldamento. Da lì piano piano siamo passati alla Giulietta Sprint Veloce, siamo passati poi all'Alfa Romeo GT Junior e poi siamo arrivati all'apoteosi con la Lancia Stratos, con cui abbiamo corso le ultime 5 edizioni. L'ultimo anno sei partito col numero 1. Tra cui l'ultimo anno sono partito col numero 1. E dopo vi racconto un aneddoto sul numero 1. Con i bulgari o rumeni? Come quei bulgari? No. Quello ti ha fatto cambiare strada. No, quello no, ma questa è una cosa di gara, non mi piace. Mi piace ricordare un altro aneddoto che non ti ho ancora raccontato, che è molto bello. La cosa bella è che grazie al mio fratellone Jason Wright mi ha dato la possibilità di correre con lui 13 Monte Carlo. Ne abbiamo iniziate 13 e ne abbiamo finiti 13, perché il mio motto è: la macchina non si lascia mai in montagna, la macchina torna sempre a casa. Quindi è successo ancora di dover spalare per ore per tirarla fuori, è successo ganci di traino, abbiamo fatto di tutto, ma la macchina è sempre arrivata in fondo e ci siamo sempre classificati. Quindi questa è stata una cosa bellissima. No, l'aneddoto che volevo raccontare, che non ti ho raccontato, è che l'ultima edizione con cui siamo partiti col numero 1, io tra l'altro la sorpresa di vedere negli elenco degli iscritti numero di partenza numero 1, sono svenuto, mi sono scese le lacrime, perché penso che nella vita pochissime persone possono fregiarsi di essere partiti dal Rally di Monte Carlo con una Stratos con il numero 1. Ma alla fine della cena di gala sono andato dal direttore del Rally di Monte Carlo, che mi ha fatto i complimenti per la mia divisa, e io ho ricambiato nel mio francese, dopo 4 bicchieri di champagne, i complimenti per la sua divisa, perché tutti i membri dell'Automobile Club hanno una divisina con le loro medagliette. E gli ho detto: Monsieur, avrei una questione da proporle. Allora lui mi guarda e mi dice: prego. E gli dico: allora, non ho mai vinto il Rally di Monte Carlo, non sono mai stato campione del mondo, non sono francese, non sono monegasco. Non sai come le chiede. E gli ho detto: ma mi spiega perché noi siamo partiti col numero uno. Lui è partito con una risata proprio vera e dal cuore e dice: ok, noi abbiamo dato a voi il numero uno, non abbiamo chiesto niente, noi abbiamo dato a voi il numero uno perché, uno, siete un equipaggio che ha capito fino in fondo qual è il vero spirito del Rally di Monte Carlo, quindi non quello di fare milioni di ricognizioni o di star mesi per vedere cosa c'è. Lo fate sempre con piacere, fate divertire, perché Jason ama tantissimo far vedere questa macchina, sono in pochi che possono non permettersi, che mettono in gioco una Stratos sulle strade di un rally dove potrebbe succedere anche, tra virgolette, di picchiarla, di romperla. E quindi la gioia di poter far vedere, far sentire questa macchina sulle strade del Monte Carlo. Voi siete sempre corretti, non avete mai fatto un reclamo, mai vi abbiamo visti, voi siete lo spirito del Rally Monte Carlo e sappiamo che voi avreste apprezzato così tanto avere il numero uno sulle portiere.
Questa è stata una soddisfazione, una delle più grosse soddisfazioni di durante il rally, farsi dire dal direttore del rally queste parole, è stato bellissimo. Complimenti per quello che avete fatto. Il mio, uno dei tanti rammarichi che ho nella mia vita, che ne ho fatti 19 come ufficio stampa, mi manca il 20°, poi ho finito i soldi e la benzina per andare a Monte Carlo e sono rimasto qua a Brescia. Bruno, bello questo, eh? Assolutamente, io ti dico che quando sento questi aneddoti, che sono proprio quelli di chi è appassionato, indipendentemente che siano due o quattro ruote, sono proprio quelle cose che ti riempiono il cuore, che ti trasmettono veramente quella che è la passione che anima ancora le persone che operano in questo mondo. Sono quelle storie che si raccontano la sera sotto le tende, dentro le hospitality, e che possono capire solo coloro che le hanno vissute, ma non da spettatori privilegiati, arrivano, salgono in macchina o in moto, fanno la gara e se ne vanno, ma da chi ha vissuto le difficoltà, da chi ha vissuto appunto la, come diceva prima Stefano, la situazione di dover tirare fuori la macchina o riparare la moto la notte. Allora solo in questo tipo di, dopo aver vissuto queste cose, capisci cosa vuol dire quando ti riconoscono quello che davanti, diciamo, lo spettacolo non mostra. Io sai quando sono contento? Quando mi pagano le fatture della pubblicità. Pubblicità. Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte. Per chi ha tutto sotto controllo e vive le grandi emozioni. Per chi ha trovato la sua strada e ora sa come divertirsi. Nuova Suzuki Vitara. Drive for fun. Tua da 17.900 euro con tutto di serie. Suzuki. Con Renault Zoe ricarichi semplicemente e sei libero di goderti tutta la città. Libero di raggiungere tutti i tuoi amici, anche in centro. Libero di trovare un po' di relax e continuare ancora a sorprenderti alla guida. Renault Zoe, 100% elettrica. Bene amici di motore, avete visto quant'è bello lo spettacolo e lo spaccato di chi veramente ama questo mondo delle quattro ruote. Adesso dalle quattro passiamo alle due ruote. In settimana il nostro amico Bruno Sandrini con Mario ha incontrato Silvia Terraneo e dal mondo ancien dei motori che è, passiamo al mondo green e parliamo del verde. Primo servizio. Sì, ho fatto un po' un tranello a Silvia perché l'ho invitata a provare tre veicoli, vedremo nelle prossime puntate, appunto tre appuntamenti che sono oggetto del bonus fiscale del messo a disposizione dello Stato quest'anno, ma sono soprattutto i tre veicoli più chiacchierati. Siamo partiti dal più piccolo, dal scooter o monopattino elettrico, per poi arrivare al vero e proprio scooter elettrico ed arrivare alla protagonista del momento, che è le bike, che è sicuramente il veicolo più chiacchierato in questo momento. E siamo partiti, appunto, dicevo, dal monopattino elettrico. Abbiamo fatto un bel tour per Bergamo io e Silvia, abbiamo capito pregi e difetti di ognuno di questi veicoli e quindi lasciamo ai nostri spettatori la possibilità di trarre le proprie conclusioni. Parliamo del monopattino prima di lanciare il servizio.
a pelle dico che è abbastanza pericoloso, tra virgolette, nel senso che ci vuole intelligenza, ci vuole capire il momento di andare in giro, non esagerare nella velocità, deve essere solo un mezzo di trasporto, allora, deve essere un'educazione stradale. Assolutamente, il monopattino è un mezzo che onestamente è poco, secondo me è poco comprensibile, nel senso che è adattissimo a circolare nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, è equiparato ad una bicicletta, ma è sicuramente molto più instabile di una bicicletta a livello di normative stradali. E la problematica di questo veicolo è che, proprio come la bicicletta, non ha una collocazione, essendo molto più piccolo, ben definita, quindi spesso lo vediamo utilizzato sui marciapiedi, spesso su strade dissestate, e la ruota molto piccola ne provoca una grande instabilità. In più, quello che io non ho personalmente capito, nonostante sia anche uno delle persone, perché poi il mercato lo chiede, che lo tiene anche nella propria attività, è come mai si è passati dal 5.000 euro di multa e processo nel giro di 6 mesi al finanziamento per acquistare lo stesso mezzo che prima era visto in maniera criminale. Questo lo lascio ai legislatori o a chi decide cosa viene fatto. Per noi comuni mortali, per noi fruitori della strada, fruitori delle due ruote, è un po' poco comprensibile. A proposito di ignoranza di uomo della strada come sono io, quello che mi quando vedo un monopattino mi lascia un attimino perplesso, dico, ma non ha gli specchietti per poter vedere chi lo sta superando, o a destra o a sinistra, non si può fare qualcosa di meglio? Assolutamente no, perché questo mezzo è equiparato alla bicicletta, quindi non c'è l'obbligo né di frecce né di specchietti. La problematica è, ad esempio, che tu ha una problematica che tu hai riscontrato legata al cambio di direzione. Quando io devo invertire la direzione o modificarla in bicicletta, espongo la mano nella direzione della quale voglio muovermi, staccare una mano dal manubrio di un monopattino elettrico diventa veramente molto pericoloso. Quindi è proprio questa la situazione in cui faccio un po' fatica a muovermi. Oltretutto il monopattino elettrico sviluppa una velocità di 25 km/h, che in se stessa non è una velocità super sostenuta, ma con una ruota così piccola e su sedi stradali che non sempre sono l'ottimale, con un'instabilità, perché il canotto di sterzo è molto molto alto rispetto a quello della bicicletta, la ruota è molto molto piccola, genera una grande instabilità da parte del mezzo. Quindi quando io sono rimasto da fruitore della strada molto stupito quando hanno finanziato il monopattino, ma soprattutto quando hanno finanziato l'overboard, che è ancora più difficile e ancora più instabile. Quindi onestamente ti dico che lo vedo un'ottima soluzione solo nei grandi centri storici delle grandi città per snellire in maniera notevole il traffico, e mi auguro però, e lascio al fruitore l'intelligenza di utilizzarlo sulle ciclabili e con un po' di sale in zucca. Adesso sverso un attimo, prima di lasciare il servizio, l'amico Stefano, dell'appassionato del mondo delle gare delle quattro ruote, essendo lui comandante della polizia locale di Salò, come vi comportate in una città come Salò? Io, perché per me Salò è una città, con i turisti, con gli indigeni, tra virgolette, e con chi va in giro con il monopattino. Ma fortunatamente la questione monopattino da noi è molto, ne vediamo raramente, quindi raramente non abbiamo ancora avuto delle casistiche di monopattino, tranne un incidente che è successo un po' di tempo fa, ma dove, come giustamente diceva l'amico qui a fianco, dovuto all'instabilità. Io vedrei, adesso faccio un lancio, una provocazione, vedrei molto bene i monopattini in Francia, dove ci sono le strade che sono perfette, la scenetica. In Italia con le buche che ci sono il monopattino la vedo veramente dura. Per ora fortunatamente siamo stati schivati dal discorso monopattino, poi se arriveranno giustamente li controlleremo come controlliamo qualsiasi altro tipo di veicolo che gira per strada. Però anche io sono un po' titubante sulla circolazione dei monopattini, perché vedo parecchie criticità. Parecchie, soprattutto per la sicurezza degli utilizzatori del monopattino.
E secondo me da ignorante non è la panacea per risolvere i problemi del traffico. Ma tutti, scusa se ti interrompo, tutti vanno a spendere dei gran soldi in palestre e roba del genere e poi devono andare col monopattino, specialmente a Salò. Salò è una bellissima cittadina, in 10 minuti vai da una parte all'altra, sei sul lungo lago, puoi farti una bellissima passeggiata, il monopattino secondo me non ha senso in una città come la mia. La gente dovrebbe ricominciare a camminare a piedi, perché infatti, dopo si vede la gente, come sono io, un attimino su di peso, col monopattino, fatti due passi che ti fa anche bene. Tu non sei come il presidente Sala la settimana prossima di MP70. Servizio. Garage e la mia passione è sempre stata per la moto sportiva tradizionale, ma ultimamente ho scoperto anche il significato della mobilità su stile. Insieme a Silvia andremo a scoprire in queste tre prossime settimane tre mezzi differenti oggetto dei bonus fiscali oggi proposti dal governo. Tre mezzi con un occhio all'ambiente senza perdere la componente di divertimento. Ci sono le strisce pedonali, come le affrontiamo? Col monopattino elettrico? Esattamente come si affrontano con una bicicletta, fermandosi in prossimità dell'attraversamento pedonale e accompagnando il mezzo fino dall'altra parte. Dare la precedenza, mi raccomando! Silvia, allora abbiamo appena terminato la nostra uscita col monopattino elettrico. Andiamo a quindi vederlo e scoprirne le caratteristiche e poi ci racconterai com'è andata. Allora andiamo a scoprire questo mezzo e le sue caratteristiche tecniche. Il monopattino elettrico è un mezzo molto economico fatto per muoversi all'interno delle grandi città. Ma non solo, è un mezzo caricabile su camper, nei bauli delle auto. Un mezzo fatto per percorrere soprattutto centri urbani e non grandissime distanze. Assicura una grande versatilità nel traffico, ma anche dei grandi limiti.
Io ad esempio ho provato adesso questo monopattino elettrico della Fiat 500 e mi sono divertita qui in strada, divertita ma con molta coscienza e buon senso, perché è proprio come utilizzare una bicicletta, quindi bisogna rispettare delle regole, non bisogna comunque superare i limiti di velocità che comunque sono imposti. Il monopattino elettrico non può superare i 25 km orari. Normalmente è dotato di un motore elettrico sulla ruota anteriore, di una batteria che può essere posizionata nel vano sotto pedana o nel vano ricavato nel canotto di sterzo, e normalmente pieghevole proprio per assicurare la possibilità di essere caricato con semplicità e trasportato con semplicità. Parliamo di un mezzo che normalmente non supera mai i 10 kg. E dotato di freno a disco al posteriore. È sempre meglio andare a selezionare nel nostro acquisto un monopattino elettrico dotato di una ruota di grandi dimensioni, poiché più piccola è la ruota, più è facile che, incontrando una buca o un avvallamento del terreno, noi possiamo rischiare di scivolare o cadere. Eh sì, perché di buche qui ce ne sono veramente tante sul nostro asfalto un po' italiano, dobbiamo comunque ammetterlo. Io prima di salire sul monopattino mi sono ben organizzata con il caschetto, delle scarpe comode, ma nessun zainetto, nessuna borsa, perché quando si guida, come quando si guida in auto, si guida e basta, ma non bisogna avere troppi sfronzoli intorno, soprattutto quando ci si accinge magari a una rotonda, a una svolta a destra o a sinistra, e non c'è la possibilità di mettere la freccia o di solamente segnalare con la mano, perché le mani vanno tenute tutte e due ben salde al volante appunto, e quindi ho notato questa difficoltà per le svolte. Come faccio a segnalare la mia svolta a sinistra, la mia svolta a destra con il monopattino? Il problema del monopattino è proprio questo. Come dicevo, la ruota è molto piccola e il canotto di sterzo è molto lungo, quindi contrariamente alla bicicletta diventa molto più difficoltoso staccare una mano dal manubrio. In teoria il codice della strada prevede che questo mezzo sia utilizzato esattamente come una bicicletta e quindi la segnalazione dovrebbe avvenire in maniera manuale. Diventa molto instabile e pericoloso per il conducente, e questo proprio è una delle limitazioni, insieme alla possibilità, come dicevamo prima, di trasportare dei carichi che non siano un semplice zainetto mezzo vuoto, perché ogni peso che va a sbilanciare il conducente, vista la lunghezza del canotto di sterzo, viene moltiplicato. La sensazione comunque è veramente una bella sensazione, perché dà la sensazione di libertà, è comunque molto comodo, si arriva facilmente quasi ovunque, dipende un po' dalla batteria, perché ad esempio questo quanto carica? Allora, questo monopattino è dotato di una batteria da 250 watt, esistono in commercio monopattini che arrivano a 350 o 400 watt e normalmente hanno un tempo di carica di un paio d'ore, dalle 2 alle 3 ore, quindi è una cosa abbastanza rapida. Ribadisco, secondo me questo è un mezzo che, se ben utilizzato, può dare dei grandi vantaggi al fruitore, però non deve essere confuso con una bicicletta o uno scooter, perché non è questa la funzione dell'e-scooter. Io ho anche un'altra curiosità, perché in questo periodo post-Covid ci sono dei bonus per appunto l'acquisto di un monopattino elettrico, di un e-bike, di una bicicletta. Come funzionano esattamente? Allora, in questo momento il governo ha messo a punto un bonus che è erogato direttamente sul conto corrente dell'acquirente e copre fino al 60% del costo acquisto del monopattino, dell'overboard, della bicicletta elettrica, per un massimo di 500 euro. Il bonus fiscale viene richiesto attraverso il caricamento dello scontrino parlante o della fattura sul portale che lo Stato sta predisponendo e che pare che sarà operativo dalla seconda settimana di luglio. Successivamente al caricamento dello scontrino parlante e dei dati del pagamento, sempre meglio effettuarlo con bonifico bancario, va firmata la pratica attraverso lo SPID, che è una sorta di firma digitale che può essere richiesta sia online attraverso il riconoscimento facciale che recandosi in un ufficio postale, forse il metodo più semplice. Per quanto riguarda invece la manutenzione del monopattino, perché come le biciclette, come le auto, come le moto, un po' di manutenzione bisogna farla.
essendo un mezzo dotato di motore e di ciclistica, anche se semplice, necessita di assistenza. Sono mezzi molto economici, quindi non hanno una vita lunghissima, è necessario rivolgerci a un centro di assistenza, sia perché sono dotati di centralina e quindi c'è necessità di una diagnostica, sia perché sostituire le parti di un monopattino elettrico è difficile sia sotto il punto di vista del trovarle, perché non sono così reperibili semplicemente, quindi è necessario che ci sia un rapporto con una casa costruttrice, sia perché intervenire meccanicamente appunto su questi mezzi non è così semplice. Per quanto riguarda un'assicurazione invece, se sbatto contro qualcuno cosa succede? Volgarmente parlando sono cavoli tuoi, nel senso che come tutti i mezzi non targati non necessita di un'assicurazione, dicevamo paragonabile a una bicicletta, è sempre consigliabile per tutto ciò che noi andiamo a fare all'interno della sede stradale essere dotati di una propria assicurazione di responsabilità civile personale, ma per quanto riguarda danni a terzi o a cose sono da assorbire personalmente. Allora Silvia, con il monopattino elettrico ci siamo divertiti, abbiamo giocato, ci siamo mossi nel traffico in questo primo servizio dedicato ai mezzi sulla mobilità sostenibile, oggetto dei bonus fiscali dello Stato e che tanto sono chiacchierati in questo momento visto che c'è una grande ricerca del green. Che impressioni ne hai ricavato? Allora, la mia prima esperienza col monopattino elettrico è veramente stata qualcosa di divertente, è agile, è scattante comunque perché ha una bella ripresa, ma in realtà dal mio punto di vista qualche pecca ce l'ha, perché è proprio sulla sicurezza, innanzitutto con l'asfalto, perché non sempre troviamo un asfalto regolare, quindi magari su delle buche, San Pietrini, lo si sente, bisogna avere un controllo veramente elevato alla massima potenza. E per quanto riguarda, come ho ribadito già più volte durante il servizio, le svolte sinistra-destra, a me viene di fare il movimento con la destra, girarmi indietro, dal momento in cui mi giro indietro già perdo il controllo del monopattino, per cui io sicuramente in un'area, nelle ciclabili, in un'area urbana dove non ci sono altri mezzi che circolano, è davvero ottimo, ma il mio voto è 7,5 per il monopattino, non riesco a dargli un pieno voto 10/10. Nanni Nember, dal 1967, punto di riferimento a Brescia e provincia nel mondo delle quattro ruote. Una grande storia, fatta di passione, dedizione, professionalità e competenza per i marchi BMW e Mini. Non una semplice concessionaria, bensì un fornitore di servizi di mobilità a 360 gradi. Bene amici di Motori a 360 gradi, siamo arrivati al termine di questa puntata veramente variegata, perché abbiamo parlato di passione per le quattro ruote, per le due ruote, dall'attualità dei monopattini con il capitano e comandante della polizia di Salò locale
l'amico Stefano Traverso, con Bruno Sanzini, che ha la sua bellissima concessionaria a Bergamo. Quando avete bisogno, andate, e se andate con motore vi dà anche uno sconto del 20%. Qui mi taglio le gambe io, vero Bruno? Va bene, dai. Tanto ormai siamo in abbondanza. Invece con l'amico Traverso siamo a queste ultime battute, una stagione che vi ha visto a Monte Carlo. Ecco, vorrei raccontare l'episodio che Stefano ha voluto dire. Loro erano in testa col numero uno, quindi il numero uno è quello che fa un po' di apripista. A un certo punto si sono trovati, pur avendo il radar perfetto in mano, a un bivio, e c'erano dei personaggi un po' strani che gli hanno detto a destra, mentre la strada andava a sinistra. E a un certo punto si sono trovate altre vetture che, come loro, erano accodate in una strada che finiva. Questo perché? Perché in Francia, come da tutte parti, se volete vi racconto anche un episodio velocissimo di Andrea Dalla Villa, che era in testa al Mondiale Junior in Spagna, sono passate altre macchine, quando è passato lui si è trovato dei massi in mezzo alla strada, verso il Mondiale Junior. Al di là di quello che poi non era l'Ebe, ormai era passato in categoria, c'era un certo Solà. Questo per dire che anche se è un appuntamento bellissimo, di fascino, come Monte Carlo, che non valeva per un mondiale, però nessuno vuole perdere. Loro quest'anno erano col numero uno, avevano la possibilità di vincerlo. No, vincerlo forse no. Però forse no, arrivare a podio. Per spiazzarci bene, dai. Va bene. Lui è molto modesto, ma secondo me, con tutte le caratteristiche della macchina e dei piloti, potevano arrivare a podio. È andata come è andata. 2021, ecco, una cosa che voglio raccontare in questo periodo di Covid, che speriamo di essercelo lasciato alle spalle. Durante il lockdown, metterlo in ufficio in un attimo di pausa, dove in tutto questo periodo tutti guardavano cosa succedeva e cosa fare domani, mi sono trovato sulla pagina dell'Automobile Club di Monaco le date per il Rally di Monte Carlo 2021. Ho detto: c'è un futuro. Ho chiamato il mio pilota e nel giro di 2 ore aveva già ordinato 8 cerchi, 8 gomme, pronti per partire per il Rally di Monte Carlo 2021. C'è un appuntamento che ormai non manchiamo più, e finché ci darà la forza qualcuno di poterlo fare, saremo sempre alla partenza, perché è una gara come viene il mal d'Africa, ti viene anche il mal del Rally di Monte Carlo, perché è una cosa bellissima. A me personalmente viene il mal dalla Svizzera, andrei e forse andrò a Basilea a vedere dove c'è questa bellissima vettura del nostro amico Stefano, perché... No, non è del mio pilota, ecco. Vabbè, noi andiamo in sottigliezza. Va bene così, avete capito l'umiltà della persona, e per quello che siamo amici, perché basta una fetta di salame e ci troviamo a parlare. Tu Bruno, ricordi che la settimana prossima sarai ospite con l'amico Sala. Con questo è tutto, l'appuntamento per la settimana prossima, vi ho già accennato quali saranno gli ospiti, ma non i servizi. Noi ci vediamo, grazie, buonanotte a tutti.